ragazzi, ragazzi, adesso finire la merda. Come state? Oggi è sabato. Noi quanti non abbiamo? Ci siamo. 21. Non lo so. No, minchia, ma che domande di merda mi fai? 18, vabbè, quanti 19, ne abbiamo? 20, 21 ne abbiamo. Sabato 21. Siamo in Puglia? Siamo in Puglia. Siamo in Puglia e siamo a Tremao, the Figure Man. Raga, sono diventato qualcuno può venire con la maglia di Lino Banfi? No. Di Albano? No, con la maglia del Puglia Tribe? No, di Dichele al nostro in-store lì, così almeno vi Vi picchiamo. Perché avete delle magliette diverse. Che voi lì in Puglia so che fate di queste cose. Anche questa è fatta. Tanto adesso siamo già, quando la vedono noi ce ne siamo già andati. Ah, quindi, l'ho capito. Oggi mi scrive un certo Tiger Deck. Tiger Deck mi dice. E non a caso ho messo la maglietta di Tiger Deck. Bravo. Sigla! Ciao Fade Barlo, con cuoricino. Ciao Fade Barlo. Ciao Fade Barlo. Non sta inventando nulla, sta proprio leggendo quello che è la letterina. Bravo, Tiger Deck. Che vorrebbe che noi Tiger Deck. Volevo chiedervi se fosse possibile fare la reazione, ha scritto male, a il mio nuovo pezzo che si chiama Noi Andiamo in Cina. Ma noi chi? Chiedo io. Non c'è scritto. Vedremo poi. La canzone è basata su una cosa che potrebbe piacervi. Sì, sì, ma si vede proprio che non stai inventando nulla. No, c'è qua, c'è scritto BBC marmellata. Sì. Black... Ma sa che non è barbecue marmellata. Black Cock marmellata. Questo è Fede, mi sa. Questo è Fede, secondo me. Mi rimetto la letterina attaccata al frigo. La letterina degli ingredienti. Con l'adesivo di Mister. Volete vedere la calamita di Mr. Bison? Eccola. Bellissima. 5,50 Arcade Expedition. Se sei anche tu fan di Mr. Bison, puoi prendere questa merda e le fa mia madre. Noi andiamo in Cina del signor Tiger Deck. Tiger Deck. Che dice con la tigre. Era segnato Tiger Deck 83. Quindi secondo me è la mia età. Io mamma mia, ma non ti vergogni alla età di Fado a fare il rapper? Eh beh, c'è quello che si fa i tatuaggi in dai, tatuaggetti. Vai. Noi andiamo in Cina. Funky Family, oh. Funky Family. C'è anche tipo Fabulous Farmers Frasaps. Sì, eventi. Ecco, sono l'uomo tigre. Sono l'uomo tigre vestito da stronzo. Tiger Frame. Wow, vestito è un tamarro. Ma no, più che altro è la tamarra. Ho capito perché non sei ancora nessuno. Gorizia, vicino a Roma o vicino in Veneto? Hai visto quanta gente arriva? Hai visto quanta gente arriva? È Francesco Salvi, oh. Hai visto quanta gente arriva? Merda. Francesco Salvi. Dai, troppo brutto. E noi? Noi andiamo in Cina. Bello sto team. Ma davvero, raga? Non so cosa fare. Ma cos'è? Ho visto uno straccio. Davvero, raga? Un sacco di gente. Con letto sul braccio. Vabbè, ma è pazzo. Da dove vengono? Cosa c'è? Ma è lui? Ma dove vado? Ma è lui? Scappo di corsa. Sto sul divano. No, raga. E noi? Ma è lui? E noi? Puro, tipo il mio, lo metto nel mio film. Sì, ma te lo lascio tutto, ma scusa, ma è lui che spiccherà? Certo, con questo timbro convinto? Noi andiamo in Cina. Ah. Mannaggia, cazzo. Che è Udan? Noi andiamo in Cina. Sì. Noi andiamo in Cina. È ipnotico. Cina. Noi andiamo in Cina. Raga, mi sento ipnotizzato da questa cosa. Poi statico. Potrei conciliare, ma sono un pagliaccio. Non riesco a capire. Mi sento uno straccio. Vorrei finito con vorrei conciliare adesso. Sì. Ho solo paura. Conciliare insegna dei termini nuovi. Guarda che gli ruba le. No! Voleva rubarle, non ce l'ha fatta. Il video è concettuale comunque. Potrei una conciliare. Del simbolo della. Ma sono un pagliaccio. Lo so che non riesco non a parlare perché sei ipnotizzato. Mi sento uno ma lui ragazzi ha dei no bravi. scusa no, blocco un attimo no. Facciamo l'analisi del video. Cioè questo qui ha due valigie per andare in Cina. Presumo. La tigre
che è il simbolo dell'Asia, cerca di rubargli le valigie. Quindi questa è una metafora, no? Molto surreale, ma anche abbastanza nichilista e trasversale, della manodopera cinese che viene qua in Italia e ci ruba le valigie, metafora del potere d'acquisto per poter andare in ferie, perché loro hanno la manodopera sottopagata, poiché comunisti, e quindi talmente comunisti dalla parte del popolo, che loro il popolo lo sfruttano, è chiusi nei fabbriconi, eccetera, eccetera, e in queste condizioni subumane che tutti dovremmo condannare, no? E quindi la tigre, l'Asia, ruba a cittadino europeo il potere d'acquisto e il potere di viaggiare, alla faccia di un'Europa dei popoli dove si poteva girare liberamente. Dove giri se non c'hai i soldi? Hai ragione. Questo vuol dire. Pensavo fosse soltanto una minchiata, ma penso che tu abbia ragione. Certo che ho ragione, altrimenti c'è da ammazzarsi. Posso andare avanti? Sì, vediamo dove va a finire questo viaggio. Ho solo paura, sto sul divano, ecco la cura. Ecco la cura. Ma chi è? Guarda, vai là in fondo che sicuramente trovi quello che c'era. La cura cerchi. Oh, è uscito un parlamentare europeo. Tieni le tue valigie, oh cittadino italiano. La tigre che c'è al Parlamento, vedi? C'è questo cedimento del territorio italiano da Cina. E noi? E poi? E noi? Ma come ha avuto il nostro numero questo qua? Sono andato in letterina. Guardala! Noi andiamo in cielo. Pensavo andiamo a comandare. Cazzo, se guarda. Tipo soldato Ryan, no? Soldato Ryan, l'inquadratura che tremava in prima persona. Il balletto. Guarda che balletto. È metà tra una macarena e un attacco epilettico. Ti prego, ma perché non alla fine cede. Dai, andiamo insieme. Perché vuoi rubarmi le valigie? Te ne regalo una, però andiamo insieme in Cina. Ma non bello, è sciolta la tigre. Chi è il DJ dei due? Ha più la faccia quello da DJ, eh? Sì. Sarà il cappellino. Oh mio Dio. Raga, la reaction finisce qui. No. Sì, io no, è appena iniziata. No, io vi lascio tutto il video, voi lo riguardate con le nostre facce. Non voglio fare editing in questa canzone. No, aspetta. Ti prego, chiudiamo. No, guarda. La globalizzazione nelle strade di una Gorizia surreale, in bilico tra desiderio di apertura al futuro e timore di invasioni migratorie incontrollate. E noi? Noi andiamo in Cina, ma con Tiger Deck. Questo era. Però ha tutto senso a questo punto. Capito, surreale. Il surrealismo d'avanguardia sperimentale. Avevi ragione davvero tu. Certo, io ho sempre ragione. È impossibile che io sbagli, perché io sono Barlo. Quando parlo dice le cose, anche se dice male, aggressivo e incontrollato, poi è quello. Mamma mia, che porcheria.